Buongiorno, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi un video che penso di intitolare Pulizie di Primavera e credo che sarà forse il primo di una serie, non lo so. In realtà non ho molto tempo a disposizione per fare quelle che sono le vere e proprie pulizie di primavera perché che ne so, le tende, tante altre cose che si fanno nelle pulizie di primavera, forse pulire i rotolanti, eccetera, eccetera. Ma visto che siamo a fine marzo, ho deciso di dare questo titolo, vabbè, comunque, o comunque di, sì, di impostare così il tutto. In realtà ci sono anche le pulizie che devo fare quotidianamente. Mi concentro sulla cucina e credo su un bagno, tutti e due i bagni, perché poi domani cambierò le lenzuola in camera da letto. Vi ho fatto vedere un po' le cose che faccio già in camera da letto. Le finestre, tra l'altro, le ha pulite Nello 10 giorni fa, quindi non ha piovuto, non c'è tutta questa grande necessità di ripassarle, se non forse di più queste qua della cucina. Altre cosine le avete viste nei video precedenti, di cui, se mi ricordo, vi lascio il link qua sotto giù in descrizione e nel caso comunque li trovate sul mio canale andando indietro. Quindi iscrivetevi per non perdere i video, attivate la campanella, lasciate, mi raccomando, un like che non vi costa niente, è una cosa semplicissima da fare perché comunque aiuta tantissimo. Ringrazio chi mi ha commentato in maniera calorosa negli ultimi video. Mi fa sempre tanto piacere leggervi e rispondervi. E, anzi, a proposito, voi avete iniziato le pulizie di primavera? Sì, no? Se anche solo se scrivete sì o no, se non avete voglia di aggiungere altro, io vi capirò. Quindi scrivetemelo qua sotto, sì o no? E visto che sono in cucina, ho una novità, per quanto, ho novità per quanto riguarda il famoso tavolo di Maison du Monde di cui vi avevo parlato appunto qualche video fa. C'è stata una svolta e quel tavolo non esiste più, o meglio, lo abbiamo messo da parte perché nel caso ne avremo bisogno per X motivi, eccetera, eccetera, poi valuteremo come se sistemarlo, eccetera, eccetera. Però ormai era inutile piangere sul latte versato, quei soldi sono stati presi e totalmente buttati. A volte si sbaglia perché comunque io penso che sia stato un errore del negozio, di chi ci ha serviti, perché se tu lavori lì, tu devi essere consapevole di cosa stai vendendo e del materiale che c'è scritto, quindi magari potevi consigliare l'acquisto di un altro tavolo se questo non. Non lo so, per me questo è sinonimo di non professionalità. Non è come io non agirei così, non lavorerei così, ecco. Era un dettaglio importante da dare. E tra l'altro, purtroppo, ho ricevuto tanti messaggi in direct in cui persone che hanno acquistato non il mio tavolo, ma sempre da Maison du Monde, tondo. Chi tondo, chi in un modo, chi in un altro, chi addirittura di più, qualcuno ha lasciato anche il commento, però qualcuno mi ha scritto in direct su Instagram e purtroppo era la stessa situazione perché appunto il materiale del piano del tavolo è poroso, è un legno poroso. Però ecco, al contempo dico anche, ce l'ho un po' tra virgolette anche con me stessa perché dico cavolo, se loro non c'erano arrivati, però si ritorna là, cioè io sono la cliente e a volte i clienti, cioè non è che possono fare il lavoro del cliente e anche del professionista, no? Però un po', tra virgolette, mi automaledico perché non potevo scegliere direttamente questo che adesso vi faccio vedere. Non ho capito, tra l'altro me lo ha consigliato una ragazza su Instagram sempre. E domenica siamo andati da Ikea fondamentalmente a riprendere le bustine per uso quelle là per mettere i piatti e le posate per
per far mangiare Matti all'asilo, perché appunto portiamo noi i piatti, li deve portare lui nella bustina e quindi i piatti poi sono svuotati ma sporchi e quindi non è che possono stare così nello zainetto. Cercavamo anche un servizio di piatti, ma penso che lo prenderemo su Amazon perché da IKEA non c'era niente che ci piacesse particolarmente. E quindi adesso ci stiamo un po' arrangiando con quello che abbiamo, ma non è che ci mancano i piatti dove mangiare, quindi va benissimo così. Sono delle, tra virgolette, rimanenze, non so, abbiamo quattro piatti, piani, neri, le due ciotole che vi ho fatto vedere del poke che mi funzionano anche se mangio, che ne so, il passato di verdure con un po' di pasta o con un po' di riso vanno benissimo. Ecco. Ci si arrangia, cioè nel senso va benissimo così. E quindi non abbiamo preso i piatti, abbiamo dato un'occhiata anche agli armadi là, così, tanto per rifarci un'idea. A me piace sempre tantissimo come sono organizzati gli interni di IKEA, perché veramente sono super funzionali, sono un punto di forza importante, solo che ho delle remore sull'armadio IKEA perché io lo vorrei bianco, con i dettagli in legno, mezzo struttura in legno con le antiabbattenti bianche, ma ho paura che il bianco poi si ingiallisca nel corso di tanti anni. C'è la mia mamma, però con le ante scorrevoli, insomma, ha più di 10 anni il suo armadio e boh, non lo so. Fatemi sapere se avete avuto esperienze anche in questo, insomma, di questo genere qua. Però ancora dobbiamo iniziare i nostri giri veri e propri. Diciamo che sono tutte scappatelle che comunque ti fanno ragionare su vari punti, ecco. E quindi abbiamo preso il tavolo. Poi Nello si è preso delle cose per lo studio, bilancieri, affari, insomma. Però non da IKEA, vabbè, un altro fornitore, insomma, un'altra da un'altra parte. Quindi direi di partire subito e se mi vengono in mente le cose, poi se mi viene in mente altro ve lo dirò strada facendo. Per prima cosa inizio a sistemare il tavolo, togliendo le cose appunto che c'erano sopra e faccio anche un po' di rifornimento nei barattoli. Queste sono delle arachidi ricoperte di cioccolato fondente che prendiamo su Koro e le utilizziamo spesso anche per condire il porridge. Anche i pistacchi erano finiti, però in questo caso avevo il contenitore che doveva assolutamente essere lavato sia esternamente che internamente, quindi procedo a lavarlo e approfitto anche per sistemare le ultime cose della colazione che mi erano rimaste in giro. Anche questi pistacchi li prendiamo su Koro e questi nello specifico sono quelli non salati, quindi sono sgusciati al naturale. Con questi ci faccio il pesto di pistacchi oppure ci condisco a volte la pizza, insomma li utilizziamo in varie preparazioni. Ora mi dedico a questa parte che sapevo essere molto sporca e quindi come potete vedere necessitava di essere pulita. Sono quelle cose che dico sì, ora lo faccio e poi passano i giorni, le settimane e solo oggi appunto mi sono messa a pulire. Ovviamente ho dato una sgrassata e pulita anche all'interno del ripiano, del gocciolatoio. Poi proseguo con semplicemente la pulizia esterna dei mobili che io faccio con un detergente per i vetri e questo era un concentrato appunto che abbiamo creato noi aggiungendo della semplice acqua e prendendo uno spruzzino che già avevamo. E mi trovo molto bene con questo panno Vileda e con questo tipo di detergente, mi sgrassa tutto bene, mi pulisce tutto e la cucina appunto viene benissimo. Io vi ricordo che le ante della mia cucina, come potete vedere, sono lucide, ecco. E ovviamente passo anche il frigorifero.
Come pulizia extra mi dedico alla macchinetta del caffè, non solo a una pulizia base che più o meno facciamo, insomma, con regolarità, ecco, ma sposto bene tutto e poi, appunto, come state per vedere, mi aiuterò con uno spazzolino da denti vecchio per andare proprio anche nelle piccole zone a pulire al meglio. Anche la macchinetta del caffè la pulisco sempre con lo stesso panno, visto che è lucida e, insomma, con questi dettagli in acciaio, mentre con una spruzzata di sgrassatore vado negli angolini più insidiosi. Lo spazzolino è un mio validissimo alleato sia per quanto riguarda la macchinetta del caffè, vedete quanto sporco che sembra non esserci ma che in realtà poi viene fuori, ma anche per il lavandino, per l'acquaio. Faccio la stessa cosa anche con la base che raccoglie, appunto, i residui di caffè che cadono quando si fa il caffè, e procedo, appunto, sempre con lo stesso spazzolino anche intorno alla rubinetteria dell'acquaio. Passo ora al seggiolone di Cristiano e alle sedie, insomma, alla parte del tavolo. E il vassoio della Stocche è molto valido e si riesce a pulire anche molto facilmente, ma se cade del pomodoro si macchia un pochino subito. Riesco a farlo venire via o con lo sgrassatore se non è troppo macchiato, altrimenti vado con un po' di sapone Alba. Per il tavolo invece utilizzo l'emulsio per il legno, che anche se non ha la funzione di sgrassatore, comunque io mi ci trovo benissimo. Anche le sedie Stocche sono in legno e quindi le passo anche stesso con lo stesso panno. Le sedute invece delle sedie mie di Nello non sono in legno, ma mi trovavo con quel panno e sinceramente non sono stata a cambiarlo perché va benissimo, ecco. Allora, mi sono tolto un attimo i guanti e vi faccio vedere il tavolo, che non è niente di speciale, però è perfetto per noi. È delle dimensioni che cercavamo, è semplice, c'entrano bene le due sedie per me e per Nello centrali, stanno bene anche le sedie dei bambini, sono le sedie Stocche, mentre il tavolo, appunto, è di Ikea ed è il Mel Torp. Quindi quello che misura 125x75 è 5 cm più lungo rispetto al precedente. È perfetto per noi. Bianco, semplice, lineare. Questo è lo spazio che abbiamo in cucina, quindi dobbiamo fare e ovviamente organizzarci di conseguenza. È bellissimo per me vederlo così, bianco come dovrebbe essere. Era diventato per me veramente insostenibile, mangiando ovviamente sempre a casa, colazione, pranzo, cena, tutti i giorni, avere a che fare, interfacciarmi con quel coso, concedetemi la parola, schifoso, non lo sopportavo più, era diventato veramente un disgusto, un obbrobrio, mi sembrava sempre che fosse sporco, poi proprio brutto, 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 brutto. E con 55 euro abbiamo sistemato la situazione. Ringrazio di nuovo la ragazza che me l'ha consigliato. Io non lo so perché la scorsa estate, quando li stavamo vedendo, o non c'erano perché magari non erano disponibili, perché noi siamo andati svariate volte nel periodo estivo non abbiamo mai trovato qualcosa che potesse fare al caso nostro. Cioè, io avevo preso quello non perché mi fossi fossilizzata su quello, perché lo volevo per quel motivo, per quell'altro, no, assolutamente. Avendo così tanti problemi di misure, perché poi non può essere troppo profondo, perché sennò non ho lo spazio poi per aprire, vedete, la lavastoviglie, cioè, e per passare, quindi
non lo so, ci deve essere stato qualcosa quest'estate che non c'erano adesso, probabilmente non c'erano, non lo so. Perché c'ho questa guancia rossa? Forse mi sono accaldata. Comunque, l'importante è che abbiamo risolto quel che è stato e ora abbiamo un tavolo come le persone normali. Come avete visto, queste non possono essere considerate pulizie di primavera, chissà cosa. Ora, prima di passare al bagno, che non so se riuscirò a farvi vedere, non lo so, ho paura di far venire questo video troppo lungo. Magari, non lo so, o faccio una piccola parte o se no i bagni li rifacciamo un'altra volta e via via, insomma. Vedete che sto aggiungendo dei pezzettini volta a volta, però una cosa che mi rimane da fare, che voglio fare, ridò una pulita agli infissi, che anche se l'aveva pulitinello, però quelli della cucina, insomma, ora vedo che c'è un pochino di polvere, quindi gli ridò una pulita agli infissi con sempre l'emulsio e lo straccetto e poi concludo con il pavimento. Per il pavimento utilizzo come sempre la Dreamy H11 Max, quindi l'aspira, lava, asciuga. Io la utilizzo anche nel salotto, ecco, la zona giorno è un must per me e per la cucina è proprio super top. Ho anche i pezzi fuori perché ieri l'ho usata e l'ho lavata, perché ovviamente va smontato, bisogna sistemare i pezzi. Ora vedo se rimetto il rullo, perché escono due rulli di questa scopa. Aspira, lava e asciuga, ve ne avevo già parlato in un video specifico che nel caso ve lo lascio qua sotto giù nell'info box, ma appunto da quando mi è arrivata io continuo a utilizzarla sempre perché dicevo, specie appunto per una zona come quella della cucina, mi fa davvero tanto comodo perché tolgo il grosso con la scopa, perché a volte c'è veramente del grosso enorme con Cristiano che è comunque piccolo e quindi c'è da raccogliere parecchie cose, però con quella insomma io mi trovo bene e faccio veloce. Io vi dico sempre, io aggiungo un po' di alcol profumato perché a me piace così, mai detergenti schiumosi e basta. E poi dopo la svuoto, la pulisco. Per pulire i pezzi ho creato una soluzione che tengo fuori al lavandino fuori, che è una soluzione di acqua e Ajax semplicemente, e viene bello pulito, profumato e mi trovo bene così. E quindi nulla, faccio velocemente gli infissi esterni, cioè no, esterni, interni, cioè no, esterni, interni, Alessia, e poi faccio una passata qui per terra e poi valuto. È già un bel po' che filmo e non voglio rendere questo video too much. Alla fine ho fatto anche i vetri e gli infissi sia dentro che fuori perché non erano molto sporchi, quindi ho fatto anche velocemente. Quindi ho detto no, ma dai, ti trovi, fateli e niente. Poi ho rimontato il pezzo del serbatoio, vado a prendere il rullo pulito . Come vedete, inizio a pulire dal centro perché per motivi di video mi trovavo lì. Ho selezionato anche la funzione di aspirazione dell'acqua. Se lasciate invece la funzione normale, vi rimarrà un po' più di acqua sul pavimento e mi sembra che lavi meglio se si lascia la funzione automatica, però si perde la comodità di asciugare in contemporanea mentre aspira, appunto lava, ed è comodo avere anche la funzione che asciuga. Questo è uno strumento che, come vi dicevo, io lo utilizzo a base quotidiana, in particolar modo proprio per la zona della cucina. Lo trovo veramente di una comodità assurda. Vorrei provare a tenere un rullo per l'interno della casa e vi dico la verità, provare
a utilizzare l'altro rullo anche per i terrazzi. Se farò questo esperimento, poi casomai vi terrò aggiornati. Anzi, se avete provato, poi fatemi sapere qua sotto nei commenti. Ho terminato, mi rendo conto che non è un vero e proprio video sulle pulizie di primavera, nel senso che non è completo a 360 gradi, ma come anticipato una prima parte, però ci tengo a dirlo perché sennò uno mi scrive: ma sei scema? Cioè, pulizia di primavera cosa? Però diciamo che ho fatto quel qualcosina in più di questa stanza. Per quanto riguarda l'aspiralavasciuga, ve l'ho scritto che è della Dreamy, vi lascio tutti i riferimenti qua sotto se ci sono degli sconti sul sito, eccetera. Insomma, leggete l'info box perché trovate tutto qua sotto. Della Dreamy io personalmente ho anche il robottino L10, anche di quello avevo fatto il video, vi lascio anche quello linkato sotto. Non l'avete visto nella pulizia quotidiana, cioè quotidiana. Non l'avete visto oggi perché quello lo utilizzo proprio a base quotidiana, è comodissimo, lo sapete, ve lo dico sempre anche su Instagram, è un grande alleato Filippo, il nostro si chiama Filippo, all'inizio avevamo dato un nome ma poi abbiamo cambiato il wifi e nel resettarlo lo abbiamo ribattezzato ufficialmente Filippo, e quello è un grandissimo aiuto. E niente, io vi saluto, vi ringrazio per aver guardato questo video, vi leggo qua sotto nei commenti, mi raccomando lasciate il like e ci vediamo al prossimo video.